Per preparare un foglio di carta riciclata servono ritagli di carta, un setaccio munito di un telaio di legno, una pressa, due feltri di lana, uno straccio di stoffa assorbente, un frullatore ad immersione. Il setaccio è costituito da una reticella di plastica. Va benissimo un pezzo di zanzariera tesa su una cornice di legno rettangolare. Per costruire la pressa occorrono due asticelle rettangolari di legno. Su una asticella fissa quattro viti, mentre sull'altra pratica quattro fori in corrispondenza delle viti della prima asticella. Quattro dadi a galletto e quattro rondelle completano la pressa. Ora straccia la carta e getta i pezzetti in una bacinella d'acqua. Puoi usare ritagli di carta di diversi colori, ma non la carta patinata delle riviste. Impasta la carta in modo che assorba l'acqua per bene. Ora frulla la carta fino ad ottenere una poltiglia omogenea. Sovrapponi il telaio al setaccio, immergilo nella bacinella e raccogli uno strato di poltiglia. Appoggia il setaccio sulla stoffa assorbente e solleva il telaio con delicatezza. Ora adagia un panno di feltro sul setaccio e fallo aderire all'impasto di carta. Adesso rovescia lentamente il setaccio. Batti delicatamente sul bordo di legno in modo da facilitare il distacco dell'impasto e del feltro. Fai aderire l'altro feltro all'impasto. Ora puoi pressare tutto. Stringi le viti. Come vedi, la carta perde l'acqua in eccesso. Apri la pressa, solleva con cura i feltri e appoggiali sulla stoffa assorbente. Con estrema cautela, solleva uno dei due feltri. Ora puoi stendere il tuo foglio ad asciugare. Dopo circa 24 ore, la carta è asciutta. Staccala dal feltro. La carta è pronta.